Ciao a tutti e benvenuti sul canale Mamma Ariotti Academy. Oggi affronteremo un tema importante e spesso sottovalutato, il consumo di alcol e le sue conseguenze. In questo filmato vi racconterò un episodio personale che mi ha fatto riflettere e decidere di trattare questo argomento sul mio canale e blog. In questo filmato approfondiremo in diversi punti questo tema, quindi assicuratevi di rimanere fino alla fine del video per scoprire anche 6 consigli che vi aiuteranno ad affrontare al meglio l'assunzione di alcol e a godervi le vostre serate in sicurezza. Ma vediamo nello specifico cosa troverai in questo filmato. La mia esperienza personale. Alcol, riflessione su questo tema. Effetti e rischi dell'alcol. Rischi secondari dell'alcol. Tipi di alcol. Riconoscere quando hai bevuto troppo e saper dire di no. Come affrontare una situazione di eccesso d'alcol di terze persone? Primo soccorso. 6 consigli per bere con giudizio. La mia esperienza alla festa dell'uva di Mendrisio, a fine settembre, ho avuto l'opportunità di aiutare una società musicale durante la festa dell'uva a Mendrisio, gestendo uno stand, bar. La festa era in pieno svolgimento, con musica, risate e un'atmosfera di pura allegria. Tuttavia, verso tarda serata, mi sono trovata di fronte a una scena che mi ha coinvolto particolarmente e che desidero condividere con voi. Purtroppo, non è la prima volta che assisto a situazioni simili. Mentre servivo al bar, insieme ai miei collaboratori, abbiamo notato un giovane che veniva aiutato dai suoi amici a rimettersi in piedi, dopo essere svenuto al suolo. Lo stesso si è leggermente ripreso, ma il suo aspetto ci ha subito allarmati. Il viso era pallido, quasi verdognolo, tanto da sembrare un fantasma. Mi sono avvicinata al giovane per comprendere meglio la situazione. Gli ho offerto dell'acqua, ma in preda a un forte tremore non riusciva nemmeno a trattenere il bicchiere, rovesciandoselo addosso. La situazione era chiara. I sintomi erano quelli tipici di un'intossicazione alcolica. La pelle pallida, il sudore freddo, il tremore incontrollato e la lingua ispessita erano segnali inconfondibili. Senza bisogno di ulteriori conferme, ho capito che il giovane aveva bevuto troppo. Gli ho chiesto se avesse mangiato qualcosa e, come sospettavo, la risposta è stata negativa. Al nostro stand avevamo solo pesciolini fritti e patatine, così ho optato per una porzione veloce di patatine. Gliel'ho portata e, lasciando che i suoi amici si occupassero di lui, ho continuato a osservare la situazione da lontano. Fortunatamente, dopo aver mangiato, il giovane sembrava sentirsi un po' meglio. Tuttavia, con i miei colleghi eravamo pronti a chiamare i soccorritori, ma nel mentre qualcuno lo aveva già fatto. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno verificato le sue condizioni e, dopo un po', abbiamo notato che il ragazzo è riuscito ad andarsene con le proprie gambe. Spero solo che abbia preso la decisione di tornare a casa e riposare. Questo episodio mi ha fatto riflettere molto sull'importanza di bere con giudizio e di conoscere i propri limiti. L'alcol, giovani e meno giovani. Una riflessione necessaria. Questa esperienza mi ha fatto pensare a quanto l'abuso di alcol sia un problema serio, non solo tra i giovani, ma anche tra gli adulti. Molti di noi, me compresa, hanno sperimentato gli effetti negativi dell'alcol in giovane età, ma fortunatamente non tutti arrivano a situazioni estreme come quella a cui ho assistito, o peggiori, e sì, dico peggiori, perché come vedremo in seguito, può portare anche alla morte per svariate ragioni. Tornando alla riflessione, la sensazione di invincibilità che spesso accompagna la giovinezza può portare a comportamenti rischiosi e imprudenti. Si crede di poter fare qualsiasi cosa senza conseguenze, si pensa di non avere limiti o di doverli superare per dimostrare qualcosa agli altri. Tuttavia, è fondamentale comprendere che non c'è nulla da dimostrare, specialmente quando si tratta di mettere a rischio la propria salute e magari quella di terzi. Purtroppo, questa sensazione di invincibilità non è esclusiva dei giovani. Anche molti adulti cadono nella trappola del bere eccessivo, spesso sottovalutando i rischi associati. La pressione sociale, lo stress quotidiano e la ricerca di un momento di svago possono spingere chiunque a eccedere con l'alcol. L'abuso di alcol non solo compromette la salute fisica, ma può avere effetti devastanti anche sulla salute mentale e sulle relazioni interpersonali. L'alcol è una sostanza subdola. Inizia con una sensazione di euforia e benessere, ma con l'aumento della quantità ingerita, gli effetti negativi iniziano a farsi sentire, che vedremo nello specifico nei capitoli a seguire. È importante che ognuno di noi prenda consapevolezza dei propri limiti
e impari a riconoscere i segnali del proprio corpo. Rispettare questi segnali è fondamentale per evitare che una serata di divertimento si trasformi in un'esperienza spiacevole o addirittura pericolosa. La chiave per una serata sicura è conoscere i propri limiti e agire con responsabilità, senza cedere alla pressione di dimostrare nulla agli altri. Gli effetti dell'alcol, dai sintomi iniziali alle conseguenze estreme. L'alcol è una sostanza psicoattiva che ha effetti profondi e variabili sul corpo e sulla mente. Questi effetti dipendono da molteplici fattori, come la quantità consumata, la frequenza del consumo, le caratteristiche fisiche della persona, come peso ed altezza, e la presenza di cibo nello stomaco. In questo capitolo esploriamo insieme i diversi livelli degli effetti dell'alcol, partendo dai sintomi iniziali fino ad arrivare alle conseguenze più gravi. Effetti iniziali. La fase dell'ebbrezza. I primi effetti dell'alcol si manifestano rapidamente dopo il consumo. Durante questa fase, le persone possono sperimentare euforia e socievolezza. L'alcol stimola il rilascio di dopamina nel cervello, creando una sensazione di piacere e felicità. Le persone diventano più socievoli, rilassate e disinibite. Riduzione delle inibizioni. La capacità di giudizio si riduce, portando a comportamenti più spontanei e talvolta imprudenti. Leggera perdita di coordinazione. Le capacità motorie iniziano a essere compromesse, rendendo difficoltosi i movimenti precisi. Effetti intermedi, la fase di intossicazione. Con l'aumento del livello di alcol nel sangue, gli effetti diventano più pronunciati. Compromissione del linguaggio e dell'equilibrio. Il linguaggio diventa impastato e l'equilibrio precario. Le persone possono inciampare o cadere facilmente. Nausea e vomito. L'alcol irrita il rivestimento dello stomaco, provocando nausea e, in molti casi, vomito. Confusione mentale. La capacità di pensare chiaramente e di prendere decisioni razionali diminuisce notevolmente. La memoria a breve termine può essere compromessa. Effetti gravi. La fase di avvelenamento alcolico. Se il consumo di alcol continua senza interruzioni, si possono verificare effetti potenzialmente letali. Coma etilico. Una quantità estremamente elevata di alcol nel sangue può deprimere il sistema nervoso centrale, portando alla perdita di coscienza e, in casi estremi, al coma. Questa condizione richiede un immediato intervento medico. Depressione respiratoria. L'alcol può rallentare la respirazione fino al punto di arresto, causando danni cerebrali permanenti o morte. Arresto cardiaco. In casi di intossicazione acuta, l'alcol può interferire con i ritmi cardiaci, provocando un arresto cardiaco. Effetti a lungo termine. L'alcolismo. L'uso cronico e incontrollato di alcol porta all'alcolismo, una malattia con effetti devastanti. Danni al fegato. Il fegato, responsabile della metabolizzazione dell'alcol, può subire gravi danni come steatosi epatica, fegato grasso, epatite alcolica e cirrosi epatica. Problemi cardiovascolari. L'abuso di alcol aumenta il rischio di ipertensione, malattie cardiache e ictus. Deterioramento cognitivo. L'abuso cronico danneggia il cervello, causando problemi di memoria, demenza alcolica e difficoltà cognitive. Disturbi mentali. L'alcolismo è spesso accompagnato da disturbi mentali come depressione e ansia, che possono aggravare il desiderio di bere, creando un ciclo vizioso difficile da spezzare. Problemi sociali e relazionali. L'alcolismo può distruggere le relazioni personali e familiari, portare a problemi legali e compromettere la carriera professionale. Gli effetti dell'alcol variano notevolmente in base alla quantità consumata e alla frequenza del consumo. È cruciale riconoscere i segnali di abuso e agire tempestivamente per prevenire danni a lungo termine. Conoscere i propri limiti e adottare abitudini di consumo responsabili può fare la differenza tra una vita sana e un'esistenza segnata da gravi conseguenze. Se vuoi approfondire il tema dell'alcolismo in descrizione, troverai un link che vi condurrà ad un documento scaricabile gratuitamente che potrà aiutarti a comprendere meglio alcuni aspetti di questo argomento. Prima di continuare, se ti piace il filmato e vuoi sostenermi, metti un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. A voi non costa nulla, ma a me aiuta molto. Rischi secondari dell'assunzione di alcol. Come abbiamo visto, l'alcol è una sostanza che può compromettere gravemente le capacità cognitive e motorie, mettendo in pericolo non solo chi lo consuma, ma anche le persone intorno.
È fondamentale essere consapevoli dei rischi legati al consumo eccessivo di alcol, specialmente quando si tratta di attività come la guida e le interazioni sociali. Conseguenze per la guida. Guidare sotto l'influenza dell'alcol è una delle decisioni più pericolose che una persona possa prendere. Superare il limite legale di alcol nel sangue può comportare multe salate. Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza possono essere molto severe, con multe che possono mettere a rischio la tua stabilità finanziaria. Ritiro della patente. La perdita della patente è una conseguenza diretta che può limitare significativamente la tua mobilità e libertà. Incidenti stradali. L'alcol compromette il tempo di reazione e la capacità di giudizio, aumentando notevolmente il rischio di incidenti che possono portare a ferimenti o morti, sia per il conducente che per passeggeri e terzi. Pericoli per la propria sicurezza. Il consumo eccessivo di alcol non mette a rischio solo la tua capacità di guidare, ma anche la tua sicurezza personale. Gli effetti dell'alcol possono influenzare il tuo comportamento e le tue decisioni, aumentando il rischio di abusi e aggressioni. Essere sotto l'influenza dell'alcol può renderti più vulnerabile a diventare vittima di violenza o di abusi. La tua capacità di valutare le situazioni di pericolo è compromessa, il che può portarti a sottovalutare i rischi. Incidenti e infortuni. Le cadute, le lesioni accidentali e altri incidenti possono verificarsi più facilmente quando si è in stato di ebbrezza. La coordinazione e l'equilibrio sono alterati, aumentando il rischio di farsi male. Situazioni di rischio. Sotto l'influenza dell'alcol potresti trovarti in situazioni compromettenti, come fidarti di sconosciuti o partecipare a comportamenti avventati. Queste decisioni possono portare a conseguenze gravi, come furti, aggressioni o incidenti. Danni a terzi e comportamenti rischiosi. Quando si è sotto l'influenza dell'alcol, le persone possono compiere azioni che normalmente non avrebbero mai considerato. Questi comportamenti possono includere danneggiamenti volontari. La rabbia o l'euforia indotte dall'alcol possono portare a danneggiare proprietà altrui, causando danni materiali e legali. Aggressioni fisiche. Situazioni di conflitto possono facilmente degenerare in violenza fisica. Picchiare o aggredire qualcuno sotto l'effetto dell'alcol è un comportamento che può portare a ferimenti e complicazioni legali. Abusi. L'alcol può attenuare le inibizioni, portando a comportamenti inappropriati o abusivi, sia fisicamente che verbalmente, che possono avere conseguenze devastanti per le vittime. Comportamenti imprudenti. Il rischio di mettersi in situazioni pericolose, come l'abuso di sostanze, la prostituzione o la partecipazione a risse, è notevolmente aumentato. Questi comportamenti non solo mettono a rischio la vita altrui, ma possono anche portare a gravi conseguenze legali, inclusa la prigionia. La criminalizzazione di tali atti può segnare negativamente il tuo futuro e rovinare la tua reputazione. Tipi di alcol. L'alcol si presenta in diverse forme, ognuna con le sue caratteristiche uniche e il suo effetto sul corpo. Scopriamo insieme i principali tipi di bevande alcoliche e le loro specificità, inclusi i cocktail che aggiungono un tocco di creatività al mondo delle bevande. La birra. La birra è una delle bevande alcoliche più popolari al mondo, amata per la sua freschezza e il suo gusto rinfrescante. Prodotta dalla fermentazione di cereali, principalmente orzo, la birra può variare notevolmente nel sapore e nel contenuto alcolico. Con un livello di alcol che di solito si aggira tra il 4% e il 6%, offre una gamma di stili, dalle birre lager chiare e leggere alle più corpose. Vino. Il vino, prodotto dalla fermentazione dell'uva, è un simbolo di convivialità e cultura. Con un contenuto alcolico che varia tra il 9 ed il 15%, il vino può presentarsi in molteplici forme, dai vini rossi, ricchi e tannici, ai bianchi leggeri e fruttati, fino ai rosé dal gusto delicato. Non dimentichiamo gli spumanti, che aggiungono un tocco frizzante a ogni celebrazione, rendendo ogni brindisi unico. Il sidro. Il sidro è una bevanda rinfrescante, ottenuta dalla fermentazione del succo di mela. Con un contenuto alcolico che di solito varia tra il 4% e il 6%, il sidro offre un'alternativa fruttata alla birra e al vino, con un equilibrio di dolcezza e acidità che lo rende perfetto per le giornate estive. Superalcolici e distillati.
i superalcolici, come la vodka, il whisky e il rum, ed i distillati, come grappe, sono prodotti attraverso un processo di distillazione che concentra il contenuto alcolico. Con livelli che variano tra il 35 e il 50% di alcol, questi distillati possono essere consumati puri o utilizzati per creare cocktail complessi e saporiti. I saporiti cocktail. I cocktail sono la fusione perfetta di diversi ingredienti, creando combinazioni uniche di sapori e aromi. Spesso, a base di superalcolici, la loro percentuale alcolica può variare da un moderato 10% a oltre il 25%, a seconda della ricetta. Alcuni dei cocktail più famosi, come il mojito, il margarita e il martini, non solo deliziano il palato, ma possono anche presentare contenuti alcolici significativi. Ad esempio, il margarita ha una percentuale che si aggira intorno al 15-20%, mentre il martini può arrivare a un robusto 30% di alcol. In conclusione, conoscere i diversi tipi di alcol e le loro caratteristiche non solo arricchisce la nostra esperienza di consumo, ma ci aiuta anche a bere responsabilmente, comprendendo meglio come ogni bevanda possa influenzare il nostro corpo. I cocktail, in particolare, possono essere una celebrazione della creatività, ma è importante ricordare di gustarli con moderazione. Riconoscere quando si è bevuto troppo e dire di no. L'alcol può avere un impatto significativo sulla nostra capacità di giudizio e sulle decisioni che prendiamo. Riconoscere quando si è bevuto troppo è essenziale per la propria sicurezza e quella degli altri. Ecco alcuni segnali da tenere d'occhio e suggerimenti su come esercitare il tuo diritto di dire di no. Segnali fisici e mentali. È importante prestare attenzione ai segnali che il tuo corpo ti invia. Alcuni segni che potresti aver bevuto troppo includono: difficoltà di concentrazione. Ti senti confuso o hai problemi a seguire una conversazione? Coordinazione compromessa. Hai difficoltà a camminare dritto o a mantenere l'equilibrio? Parlato confuso. Le tue parole iniziano a uscire in modo poco chiaro o stai facendo fatica a formare frasi complete? Alterazione dell'umore. Ti senti insolitamente euforico, arrabbiato o triste senza un motivo apparente? Autoriflessione. Prenditi un momento per valutare il tuo stato attuale. Fatti alcune domande. Sono in grado di prendere decisioni responsabili? Sento di avere il controllo sulla situazione? Cosa penserebbero le persone che mi conoscono se mi vedessero in questo stato? Esercitare il diritto di dire di no. È fondamentale avere il coraggio di dire di no, sia a te stesso che agli altri. Se ti rendi conto che hai bevuto troppo o che non vuoi bere ulteriormente, segui questi suggerimenti. Comunica chiaramente. Non avere paura di esprimere le tue esigenze. Puoi dire semplicemente: ho deciso di fermarmi qui, o non mi va di bere più alcol. Offri un'alternativa. Se sei in un ambiente sociale, puoi optare per una bevanda analcolica o un cocktail analcolico. Questo ti permette di partecipare senza mettere a rischio la tua salute. Sii sicuro di te. Non sentirti in colpa per le tue scelte. Ricorda che la tua salute e il tuo benessere vengono prima di qualsiasi pressione sociale. Stabilisci limiti personali. Prima di partecipare a un evento sociale, stabilisci dei limiti sul consumo di alcol. Decidi in anticipo quante bevande intendi consumare e cerca di attenerti a quel numero. Avere un piano ti aiuterà a mantenere il controllo. In conclusione, riconoscere quando si è bevuto troppo è un passo cruciale per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Imparare a dire di no è una forma di rispetto verso te stesso e verso le persone che ti circondano. La consapevolezza e la preparazione possono fare la differenza tra una serata piacevole e una situazione pericolosa. Come riconoscere e affrontare una situazione di eccesso di alcol da parte di terzi? Affrontare una situazione in cui un amico o un parente ha esagerato con l'alcol può essere difficile e stressante. È fondamentale agire con sensibilità e attenzione, sia per la persona coinvolta che per chi si trova a gestire la situazione. Ecco alcuni segnali da tenere d'occhio e suggerimenti su come intervenire. Riconoscere i segnali di eccesso di alcol ed il comportamento anomalo. Se noti che il tuo amico o parente diventa eccessivamente loquace, aggressivo o mostra una mancanza di controllo, potrebbe essere un segno che ha bevuto troppo. Alterazioni dell'umore e comportamenti imprevedibili sono indicatori chiave. Difficoltà motorie. Un'altra spia evidente è la difficoltà a mantenere l'equilibrio, a camminare dritto o a coordinarsi.
Se qualcuno sembra barcollare o ha problemi a tenere in mano un bicchiere, è probabile che abbia esagerato. Rifiuto di bere acqua o mangiare cibo. Se una persona si rifiuta di assorbire alimenti o acqua e continua a bere alcol, potrebbe essere un segnale di avvertimento. L'idratazione e il cibo sono importanti per attenuare gli effetti dell'alcol. Svenimento o perdita di coscienza. Questo è il segnale più serio e richiede un intervento immediato. Se una persona perde conoscenza o è incapace di rispondere, è fondamentale prestargli aiuto e chiamare i servizi di emergenza. Come intervenire? Parlare con calma. Se noti che un amico o un parente ha esagerato, avvicinati a lui in modo tranquillo e rispettoso. Usa un tono di voce pacato e non accusatorio per esprimere la tua preoccupazione. Fornire supporto. Offri il tuo aiuto, che può includere accompagnarlo a casa, fornirgli acqua o un pasto leggero. Fagli sapere che sei lì per lui e che la sua salute è la tua priorità. Evitare il confronto. Se la persona non è in grado di ragionare in modo chiaro, è meglio evitare di avere discussioni profonde o conflitti. Aspetta che si riprenda prima di affrontare eventuali problemi legati al consumo di alcol. Monitorare la situazione. Se la persona sembra in pericolo, è importante rimanere con lei fino a quando non si riprende o non arriva aiuto. Se noti segni di coma etilico, come la mancanza di risposta, respiro irregolare o pelle fredda e umida, chiama immediatamente i servizi di emergenza. Parlare dopo l'evento. Una volta che la situazione è sotto controllo, prenditi del tempo per parlare con la persona in privato. Esprimi le tue preoccupazioni in modo amorevole e comprensivo, evidenziando come le sue azioni possono influenzare non solo la sua salute, ma anche le persone che lo circondano. Risorse e supporto. Se la situazione si ripete o se la persona sembrasse avere un problema più serio con l'alcol, potrebbe essere utile suggerire il supporto di professionisti. Le risorse come centri di trattamento, gruppi di supporto e consulenze possono fare una grande differenza nel percorso verso una maggiore consapevolezza e recupero. Ricordati che il tuo ruolo è quello di supportare, non di giudicare. Affrontare l'abuso di alcol è un viaggio complesso, ma con il giusto supporto e comprensione è possibile trovare la strada verso una vita più sana e consapevole. Se vuoi un approfondimento sull'abuso eccessivo di alcol, in descrizione trovi un link per scaricare un documento in modo gratuito. Primo soccorso, per persona cosciente ed incosciente. Potresti trovarti in situazioni che una terza persona, conosciuta o meno, necessita di un tuo aiuto immediato. Ti invito pertanto a visionare alcuni filmati di cui troverai i link in descrizione. Questi potranno aiutarti a comprendere cosa fare in alcune situazioni, come aiutare in casi di persona a terra o persona cosciente, ma in stato di ebrietà più o meno critica. Ed eccoci arrivati ai 6 consigli pratici per bere con giudizio, perché bere responsabilmente è fondamentale per garantire la tua sicurezza e quella degli altri. Numero 1. Alterna l'alcol con l'acqua. Bere acqua tra un drink e l'altro aiuta a mantenere l'idratazione e può ridurre gli effetti negativi dell'alcol. Numero 2. Bevi a stomaco pieno. Consumare un pasto sostanzioso prima di bere rallenta l'assorbimento dell'alcol, permettendo di godersi la serata senza eccessi. Numero 3. Non mescolare alcol con farmaci o altre sostanze. Questa combinazione può provocare reazioni pericolose e compromettere gravemente la tua salute. Numero 4. Riconosci i tuoi limiti. Non sentirti obbligato a bere di più per fare colpo o per sentirti accettato. Sii consapevole del tuo corpo e delle tue capacità. Numero 5. Se guidi, valuta il tuo stato. Se hai bevuto, considera di usare i mezzi pubblici, di chiamare un taxi o di chiedere a un amico sobrio di accompagnarti. Se siete in gruppo, potreste decidere che uno solo di voi guidi e che questa persona non berrà. La prossima volta sarà il turno di qualcun altro. Numero 6. Se hai bevuto troppo o sei stanco, fai un pisolino in macchina. Riposare può aiutarti a recuperare, ma ricorda di non sederti al posto di guida, non accendere il veicolo e non lasciare la chiave inserita. Per legge, essere alla guida o avere la chiave nel contatto equivale a condurre il mezzo. In inverno potrebbe essere utile portare una coperta calda per stare comodo mentre riposi. Seguire questi consigli può aiutarti a bere con responsabilità
e a garantire la tua sicurezza e quella degli altri. Ricorda che una scelta consapevole oggi può prevenire disastri domani. E con questo concludiamo anche questo filmato. Spero sia stato di vostro interesse e mi raccomando, lascia un mi piace ed iscriviti al canale per non perdere nulla. Saluti e al prossimo video!